Ciao a tutti da Nicola Castiglione della Selezione Nazionale Piloti e benvenuti a questo TG serale post gara a freddo. Ma non parleremo solo di Formula 1, parleremo anche di MotoGP, di Formula Indy, di tante cose. Tra l'altro stasera da tifosi italiani dobbiamo gioire per quanto ottenuto da Marco Bezzecchi al Gran Premio d'Argentina. Ha fatto lui la Red Bull della situazione con tutto il suo enorme talento. E poi osserveremo da vicino alcune manovre di alcuni piloti durante la gara del Gran Premio d'Australia. Infine parleremo di IndyCar. Tutto questo però, e qui ascolto un consiglio datomi da uno degli iscritti, vediamo come viene. Dopo la sigla. Allora, rieccoci qua dopo la sigla. Ringrazio colui che mi ha dato questo consiglio. Non ricordo il nome, però fatti vivo così, con un nuovo messaggio, così un nuovo commento, posso ringraziarti con tanto di nome e cognome. Comunque, allora, iniziamo con le buone notizie. Come vedete, il sorriso mi è tornato, ma non per il risultato della gara di MotoGP, che tra l'altro è stato veramente fantastico e poteva essere ancora migliore, ne parleremo tra un attimo, ma perché non possiamo farci condizionare a livello di umore da come va una gara di Formula 1, da come viene gestita dai pupari, da come va la Ferrari, assolutamente no. Noi dobbiamo vivere, come lo dico, come dico spesso, la parte positiva della nostra passione, del nostro essere tifosi di questo o di quell'altro pilota, di questo o di quell'altro team, quasi tutti Ferrari, lo sappiamo, però non lasciamoci condizionare a livello di umore da come va una gara. Nella vita c'è molto di più. Uno, secondo discorso, voi dovete essere veramente tanto appassionati, perché se nonostante le, come dire, poche performance della Ferrari rispetto a quello che avevamo visto poi tra l'altro l'anno scorso, continuate a seguire il TG dei motori, Racing Time, così numerosi, ecco, secondo me siamo in sintonia, dovete avere veramente tanta, tanta passione. Grazie di questo. Allora, iniziamo con la notizia, la news più bella di tutta la giornata, ovvero la prestazione incredibile fatta da Marco Bezzecchi al Gran Premio d'Argentina di MotoGP. Ha fatto qualcosa di veramente straordinario. Pioggia, condizioni difficilissime. Lui ha girato la chiave, ha messo in moto, ha aspettato che si spegnessero con calma i semafori e poi si è girato, ha salutato il gruppo e se n'è andato. Ha accumulato un vantaggio a un certo punto della gara che sembrava di vedere il Verstappen di oggi in Australia, però lì c'è tanto manico, c'è tantissima moto per carità, ma quella stessa moto ce l'avevano pure gli altri. Lui ha fatto una differenza allucinante. Vedete perché dal punto di vista sportivo, ragazzi, la MotoGP vale veramente tanto? Questo è il podio. Con tre Ducati lì davanti. Ci hanno fatto divertire. Zarco ha fatto una rimonta pazzesca. Ha superato anche il nostro Franco Morbidelli, che comunque ha fatto una gara eccezionale, se rapportata a quella di Quartararo, di Fabio Quartararo. Quindi bene l'Italia, veramente bene. A un certo punto pensavo che si potesse fare tripletta di piloti italiani sul podio, perché c'era primo Bezzecchi, secondo, che qui lo vediamo tra l'altro con la maglia autografata da Leonard Messi, e lui felicissimo sul podio ha gridato: "Ma è autografata!" E questo ci fa capire la genuinità non solo del pilota, ma anche dell'ambiente della MotoGP, di gran parte dell'ambiente della MotoGP rispetto a quello che guardiamo di solito, ovvero la Formula 1. Questi ragazzi nel retropodio, cavolo, ma scherzavano in amicizia. A un certo punto Bezzecchi si è messo la maglietta di Messi, dietro ce l'aveva tutta arrotolata. Allora si vede Zarco scendere dal podio, andare lì e lo voleva aiutare. Poi ci è arrivato
un altro prima di lui e l'ha aiutato, però voglio dire, queste cose non le vedi spesso. E sapete perché? Perché qui c'è tanta componente umana ed è quella che mi fa esaltare. Io sono convinto che se davvero facessero nello stesso giorno MotoGP e Formula 1 come hanno intenzione di fare nello stesso Gran Premio, nella stessa pista, ebbene, secondo me la Formula 1, state attenti, perderebbe tantissimo. La Formula 1 che ci hanno fatto vedere oggi, avete presente questo qui chi è? Si chiama Casey Stoner, lo conoscete, lo so. Ebbene, lui oggi ha fatto questa dichiarazione: FIA, ti sei messa in ridicolo oggi con la Formula 1. Che confusione inutile! Ricordate tutti che questo è prima di tutto uno sport e poi un divertimento, non il contrario. E io aggiungerei è molto poi un intrattenimento. Da oggi la chiameremo Formula Wrestling, perché quello che ci hanno fatto vedere veramente è deplorevole. Ma concludiamo prima con la MotoGP. Purtroppo Bagnaia che era secondo, aveva passato Alex Marquez, è caduto, è scivolato, l'ennesima caduta, però primo nel mondiale oggi c'è lui, c'è Marco Bezzecchi, è stato stupendo vedere quella che è stata l'intervista al papà di Marco Bezzecchi, che genuinità ragazzi, che veramente passione pura. Mi è piaciuta tanto, tanto, tanto questa MotoGP che ci hanno fatto vedere oggi, veramente bella. E soprattutto la gara viva, spettacolare, fino alla fine. E ogni volta Guido Meda se ne viene fuori con due tonsille così, deve prendere l'antinfiammatorio per le corde vocali, è qualcosa di pazzesco. Passiamo adesso all'analisi della... poi volete sapere com'è finita Pecco Bagnaia, se non avete visto la gara, è scivolato, si è rialzato, ha tenuto la moto in moto, scusate il gioco di parole, ed è arrivato 16esimo. Però chapeau anche a Ducati, tre moto sul podio, eccezionale. Andiamo alla Formula 1, avrete visto senza dubbio, perlomeno la maggior parte di voi, il video, la notizia, i video che ci sono in giro, del pubblico che ha fatto invasione di pista, o stava per fare, comunque è in pista, come potete vedere qua dietro, quando ancora il Gran Premio non si era concluso, quando ancora le vetture non erano rientrate ai box o in parco chiuso. Ragazzi, un'altra perla del Gran Premio di oggi, un'altra perla. Che vergogna, veramente sembrava di vedere. Sapete, tante marionette e poi sopra mi immagino quelli di Liberty Media messi là che tirano questo, esce una bandiera rossa, tirano quello, esce una safety car. E a volte non si capisce perché per pulire la ghiaia dalla pista dai subito la rossa, o piuttosto fai accodare tutti e la pulisci quando le macchine sono dietro la safety car e sono appena passate da quella zona. Si è fatto tante volte, non capisco perché non si potesse fare oggi. Dai, così non va. Concentriamoci però in questa puntata post-gara a freddo sul pilotaggio, ragazzi, e andiamo in casa Ferrari perché un po' da discutere c'è. Analizziamo per benino l'errore di Leclerc perché al di là di quello che ha commentato lui nel post-gara, è un errore suo, ragazzi, è un errore suo che, voglio dire, ci sta, ha sbagliato anche Verstappen a fine gara, l'avete visto quando è andato sull'erba, alla penultima curva, solo che questo errore è un po' più grave. Però io voglio fare una premessa e voglio dire, non solo per i piloti Ferrari, ma io sono convinto che qualunque pilota che si aspetta un mondiale al top, preso da un momento di frustrazione, perché oggi tutti e due i piloti della Ferrari hanno sbagliato, ebbene, nell'ansia di recuperare posizioni, possa commettere un errore del genere. Che attenti, è pur sempre un errore, però siamo tutti bravi a dire, ah, hai sbagliato. Che sbaglino adesso che la vettura non è competitiva, attenti a farlo dopo, perché potrebbe costare caro, come è successo l'anno scorso
in quell'unico grosso errore indotto un po' dalla strategia del team, però che c'è stato al Paul Ricard da parte di Leclerc. Comunque, vabbè, anche Gasly oggi ha commesso un errore, Ocon ancora più grave, li vedremo assieme. Iniziamo appunto però con Leclerc. Allora, Leclerc è questo qua dietro e fin qui fa tutto bene perché affianca Stroll all'esterno e Stroll sta andando giù dritto, nessun problema. Qua abbiamo addirittura Sainz che in frenata affianca Verstappen. Alonso è qui dietro che vuole tentare un sorpasso su Hamilton, ma Hamilton chiude. Allora vediamo l'immagine successiva. Qui abbiamo sempre Sainz, che adesso si vede una macchiolina rossa, e qui abbiamo Leclerc. Cosa cambia da prima? Cambia che Alonso, che si è accorto che non può andare ad attaccare Hamilton, va a puntare un po' il centro della pista. Questo farà sì che ci sia poi il contatto tra Leclerc e Stroll, perché praticamente Stroll è obbligato ad andare qui in questo spazio, perché altrimenti toccherebbe il suo compagno di squadra. Leclerc, anziché andare un po' più largo, chiude, però sono frazioni di secondo, ragazzi, eh. Non sto giustificando il pilota Ferrari, ha sbagliato, è un errore a tutti gli effetti, ma in ogni caso forse non si aspettava che Stroll fosse lì. Ha sbagliato il pilota monegasco, chiude e poi, ovviamente, subito dopo abbiamo il contatto che sappiamo tutti. C'è stato una frazione di secondo dopo. Già qui si potrebbe dire che le due vetture sono in contatto. Andiamo invece a quello che è stato l'errore di Sainz in partenza, che ha fatto di tutto per salire sul podio, ma soprattutto questo lungo con relativo sottosterzo, perché in realtà non è che è arrivato poi chissà quanto lungo, non ha bloccato le ruote come qui invece Norris, questo credo che sia Norris, che ha sfiorato poi Gasly, l'ha proprio sfiorato. Lui cosa ha fatto? È entrato con un pelo di velocità in più, ha avuto sottosterzo e come potete vedere punta la tangente della curva. Qui invece chi si trova all'esterno? Alonso che va per la traiettoria corretta e qui i due si agganciano. È colpa di Sainz, non c'è ombra di dubbio. Però voglio anche andare a farvi vedere una delle manovre più belle di tutta la gara, il sorpasso di Sainz fatto a Gasly. Sapete perché ve lo faccio vedere? Perché praticamente è un sorpasso di guida, non di DRS. Vi voglio far notare l'attimo esatto in cui il pilota della Ferrari sceglie di compiere il sorpasso. Perché che cosa succede? Gasly, che fino a quel punto si è difeso, vede Sainz dagli specchietti abbastanza lontano e va a puntare la traiettoria migliore. Guardate il volante di Sainz. In questo momento lui decide di andare all'interno e con una staccatona andare a superare Gasly. Poi, posizionamento di Verstappen. Lo avete indicato in molti avanzini durante la telecronaca e poi me l'avete mandato in diverse occasioni con i vari social, mi avete postato anche questa foto. Allora, tra l'altro vi ringrazio tutti, perché non è scattata la penalità? Perché Verstappen è comunque dentro la linea bianca, sia lateralmente che a livello, possiamo dire anteriormente. Lui che cosa fa? È sopra, ma non è davanti, e per questo motivo non scatta il sensore, quindi giusta come dire, la sua manovra che ha sfruttato al millimetro, anzi al centimetro. Dai, non esageriamo, è tutta la griglia a sua disposizione ed è stato giusto non penalizzarlo. Per quel che riguarda l'errore di Sainz, io cos'è che contesto la penalità? No, ragazzi, la penalità che è stata inflitta a Sainz in un contesto normale di gara sarebbe stata giusta, ok? Però se tu dai la penalità a quel pilota, devi anche evitare la ripartenza della gara quando mancano due giri, perché sennò tu ti ritrovi a penalizzare
un qualcosa che hai cancellato, perché poi tu hai fatto ripartire i piloti, incluso Alonso, esattamente come erano prima di quell'errore lì. Quindi io non dico che non fosse da penalizzare Sainz. Mi avete chiesto, ma se per caso non c'era questa penalità su Sainz, saresti stato d'accordo con la ripartenza? Allora, se la ripartenza viene fatta perché a Baku del 2021 è stata fatta la stessa cosa, per me va bene, ok? Qualunque sia l'esito della gara, però non discuto neanche la penalità data a quel pilota, ma discuto la modalità di come è stata data. Uno, puoi andare anche ad appellarti perché tu mi hai penalizzato su un qualcosa che hai cancellato e poi hai rimesso tutto esattamente come era prima. E questo già è discutibile. Però un'altra cosa che mi fa incavolare da pilota, sapete qual è? Parlano tanto di sicurezza e cosa vanno a fare? Gli vanno a dire a Sainz, guarda che hai 5 secondi di penalità, diglielo dopo, chiamalo prima, ne discuti e poi gliela dai questa sacrosanta penalità. Ma in questo modo che cosa si è andato a creare? Il fatto che Sainz ha pensato come posso fare a recuperare posizioni. Una situazione di pericolo gratuita, perché che cosa fai tu? Vai a rallentare, ti crei un distacco di 9 macchine perché a 10, se non guidi una Red Bull, vieni penalizzato e poi ti lanci. Ma se questo elastico non l'hai calcolato nella maniera corretta, rischi di arrivare addosso a quelle vetture che trovi con una velocità diversa, che hanno appena tagliato il traguardo e stanno frenando. Quindi è stato sbagliato tutto. Tutto, commutare la penalità e diglielo quando lui stava per fare la ripartenza, sbagliato, perché poi lo obblighi a una manovra non pulita. È stato sbagliato non sentire il pilota, la penalità gliela potevi dare, ma prima sentilo come hai fatto con tutti gli altri, visto che mancano solamente 2 giri, ed è stato sbagliato, a mio avviso, dare la penalità su un momento di gara che è stato annullato. Si poteva fare diversamente. Si poteva dare la penalità a Sainz, ma non ripartire, perché vai a creare ancora un qualcosa di pericoloso e non poco pericoloso. Andiamo alla seconda bandiera rossa. Il fatto che sia stata data bandiera rossa dopo la safety car, guardate, ogni parola è superflua. Però, perché vi faccio vedere questa immagine? Perché si è creata veramente una situazione di pericolo durante lo svolgimento della gara. Questo qui è un Alpine che è qui in questa nuvola, c'è Albon. Ma quello che ha rischiato veramente tanto, che l'ha scartato all'ultimo, è stato Hülkenberg, che si è visto spuntare d'amblè la Williams di Albon e lui con una certa prontezza è andato a scartarla. Di chi è la colpa? Di nessuno, qui non si poteva fare niente. Certo che questa ghiaia non era poi tantissima, secondo me si poteva anche pulire in un'altra maniera, ma comunque va bene, questa è la minestra che ci hanno riscaldato oggi e ce la dobbiamo mangiare tutti. Gasly. Allora, di chi è la colpa in questo incidente? Indubbiamente la colpa è di Gasly che non vede il suo compagno di squadra, ha corretto tra l'altro nel frattempo 2 volte la vettura e quindi va verso l'esterno. Però se io fossi stato il team principal dell'Alpine, e sono stato attento a non pronunciarlo perché poi sicuramente lo facevo male, perché sono scarsissimo in inglese. Ragazzi, correggetemi pure, non c'è nessun problema, lo ribadisco ancora una volta e non scusatevi quando lo fate. Allora, se io fossi stato il team principal dell'Alpine, mi sarei incavolato con Ocon, perché questo è il tuo compagno di squadra. Cavolo, vedi che non ti ha visto, vedi che va all'esterno, ma alza un attimino il piede. Avete stampato 2 macchine a muro in maniera totalmente gratuita e Ocon ancora una volta ci ha messo lo zampino. Altra cosa che voglio far notare è la rottura del motore Mercedes. Come abbiamo discusso oggi con Giacomo Rizzitelli, è perché rompe il Mercedes?
I motivi possono essere tanti, ma uno di questi è indubbiamente quello che lo stanno spremendo a fondo. Perché? Perché la Mercedes ha un drag elevatissimo. Abbiamo visto quanto sia minimo il delta tra DRS aperto e DRS chiuso, perché l'ala posteriore lavora per una porzione molto ridotta grazie a quella immensa, come dire, carenatura che si ritrovano qui, no? In questa zona qui del cofano motore, e quindi è normale che qualche motore ogni tanto salti ed esploda. Poi questo è il momento del pit di Russell in regime di safety car. Ebbene, quella è stata una mossa che poteva pagare, ma anche no. In ogni caso, con la bandiera rossa data dopo per motivi discutibili, io dico che la gara gliel'hanno fatta a pezzettini e poi magari ha rotto pure perché usava delle mappature un po' troppo spinte. Chi lo sa? Chi lo sa? Ragazzi, io quando c'è la sicurezza di mezzo non vado a spese, però che ci sia un criterio unico. Se poi mi fai ripartire 100 volte i piloti, non è che ci tieni tanto alla sicurezza, tieni solo, e lo ribadisco ancora una volta, al puro spettacolo, rimescolare le carte, che poi cavolo, fatelo bene perlomeno. Chiudiamo la puntata, ragazzi, con la vittoria in Texas di Joseph Newgarden, Formula Indy, che ha preceduto sul podio Pato Howard e Palou. La gara è stata abbastanza divertente, io non l'ho vista, ci vado, come dire, per simpatia e per intuito, di solito sono belle. Allora ragazzi, per questa puntata è tutto, anche per questa sera mi sono accomodato un po' meglio sulla mia sedia, normalissima sedia, e spero il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, un commento, condividete il video sui vostri social, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanellina. Ci vediamo domani con una nuova puntata e vedrete, ci sarà sempre. Ho visto che il sondaggio è andato benissimo. Più di 700 persone su 1000 votanti hanno detto che non sanno esattamente come funzioni la Bing Wing e come vada a intrecciarsi nel suo lavoro con il resto del retrotreno. E allora domani ne parleremo bene. Ragazzi, è tutto. Baci e abbracci, ci vediamo domani. Buonanotte.